Sfruttati a 1 euro e mezzo all'ora, titolo di questo servizio a firma di Luigi Perazza, proposto ieri alle Iene Show. Un servizio che mi ha profondamente colpito, mi ha profondamente fatto capire quanto è triste e quanto è bieca la vita, l'esistenza umana. Il buon Luigi Perazza realizza questo pregiato servizio, questa sorta di inchiesta per parlarci, per raccontarci di una triste realtà. La realtà è quella di cui adesso mi appresto a parlarvi, di un paesino dell'Italia, non vi dico Quaratta, il quale per l'appunto avrebbe al suo interno italiani, ma anche stranieri che sarebbero sfruttati per lavorare nei campi. E per ciascuna ora di lavoro costoro, quindi sia italiani, ripeto, che stranieri sarebbero pagati, pensate solo, a 1 euro e mezzo. Quant'è 1 euro e mezzo? È presto detto, corrisponde a 1 euro e 50 centesimi. 101,50 centesimi, quindi fatevi voi i conti, pensate, 3 ore questi uomini, questi personaggi guadagnano, pensate, solamente 4,50 euro. Voi immaginate quanto è difficile lavorare nei campi, quanto è complicato perché c'è una grande stanchezza, c'è un grande stress che si possono verificare in chi lavora per l'appunto nei campi, e queste persone invece vanno a lavorare in questi campi. Vengono sfruttate, secondo la mia opinione, vengono fatti lavorare alacremente, sempre secondo la mia opinione, tengo a specificarlo, eppure vanno avanti consapevoli di dover portare avanti la propria vita, la propria esistenza, ce la fanno e questo sicuramente depone a loro favore. Ringrazio tutti per l'ascolto, non è un video questo di protesta oppure un video questo in cui voglio condannare qualcuno o qualcosa, assolutamente no, perché ognuno libero fa ciò che vuole, però vi voglio far capire come la vita a volte sia veramente triste, sia veramente drammatica, sia veramente terribile. La mia intenzione è quella di informarvi, spero di averlo fatto nel modo migliore. Non lamentatevi nel caso faceste lavori come il call center, come quello di essere un postino o quant'altro, perché ci sono persone che nei campi guadagnano veramente poco, 1,50 euro all'ora, e vengono fatti lavorare alacremente. Iscrivetevi, commentate, fatemi sapere che ne pensate e un saluto a tutti, ragazzi.